a tutti e benvenuti nella nostra pazza pazzissima edicola. Pazza, perché adesso questa edicola è pazza pazzissima? Fammi capire. Perché noi due siamo pazzi. No, Marta, qua una pazza ci sta e quella sei tu, io sono normale. Tu. No, tu sei pazza. Va bene ragazzi, non litighiamo, non iniziamo già adesso a far vedere i pollicini che litighiamo, mi raccomando. Allora cari pollicini, diciamo benvenuti nella nostra edicola. Ecco, edicola va meglio. Oggi vi faremo vedere qualcosa di speciale, sensazionale, bellissimo e stupendo che abbiamo trovato nelle altre edicole e giustamente l'abbiamo importato nella nostra edicola, perché noi non potevamo non avere questa cosa nella nostra edicola. Brava Marta, brava, fino adesso tre parole ha detto Marta: edicola, edicola, edicola. Ok, ma no, ti faccio dire anche qualche altra cosa dopo. Okay. Ok, allora Marta, lo presenti tu o lo presento io questa cosa, questa novità? Tu. Lo presento io allora, cari signore e signori. Diamo il benvenuto nella nostra edicola pazza Marta, delle nuovissime official trading card del LOL. Marta, che è successo? E che cos'è questo? Perché tu sei pazzo. Ah, perché sono... Va bene, ok ragazzi, ve lo faccio vedere. Abbiamo preso di questo qui, che è un bellissimo album, che non si attaccano. Non si attaccano. No, no? Ma cosa si fa? Cosa si fa? Si collezionano tutte queste card delle LOL, quindi ci sono le bustine, adesso ve le faccio vedere, si infilano dentro. E questo è il raccoglitore, infatti, noi abbiamo preso di questo kit, ecco qua, lo starter set, dove all'interno abbiamo, ve lo faccio vedere un po' ingrandito, ecco, guardate, vi faccio uno slideshow, aspettate, ve lo rifaccio da capo, guardate qui, che slideshow bellissimo. Allora, lo starter kit, cosa comprende Marta? C'è lo starter set, qua c'è scritto, ovviamente della Panini, c'è scritto album raccoglitore. Poi ci sono 18 card, più 2 limited edition exclusive. Il costo di questo kit qua è solo 9,90 euro, cara Marta, hai capito? È così, quindi esce l'album, escono un po' di card, di figurine, le bustine con le card, non figurine abbiamo detto. E poi ci sono le limite edition. Ma noi non ci siamo fermati qui, cari ragazzi. Eh no, perché noi volevamo stupirvi con effetti speciali. Quali sono gli effetti speciali? Boh! Marta, non sei niente, non sei preparata. Devi prepararti quando noi facciamo le edicole. Dobbiamo far vedere che noi siamo competenti nel nostro mestiere di edicolante. Capito? Vabbè, ma te lo spiego dopo con le figurine di Topolino. Ok. Allora abbiamo preso, cari signore e signori, anche una bellissima scatola confezione di 24 bustine di cards, così le vediamo insieme. Vi faccio vedere anche questo qui, bello ingrandito. Eccolo qua, guardate. Ecco, ora mi crollava tutto. Ecco, che lo faccio vedere, altrimenti sta al contrario. LOL Surprise Official Trading Card, sempre Panini. E poi per finire ancora più effetti speciali, cara Marta. Cosa abbiamo preso? Cosa abbiamo preso? Tu lo sai? Un album, non abbiamo preso nessun album, cara Marta, ma abbiamo con noi anche LOL VIP Packet, eccolo qua, ve lo faccio vedere, bellissimo. Marta, qui abbiamo Diva. C'è Diva, vediamo cosa contiene questo bellissimo VIP Packet, perché... E cosa ci dice Diva? Cosa ci dice Vivi? Perché Diva parla, ma Diva è una figurina. Ok, non fa niente ragazzi, ve lo dico io che cosa contiene questo kit. Questa bustina, cioè questo bustone, contiene 6 base cards, una Shining Rainbow, una Heart Glitter, una Firework Sparkle e una Limited Edition, anche qui, bellissima. Come potete vedere, questo packet qui, questo qui, ha il colore rosa, mentre invece i packet normali hanno il colore azzurro. E adesso li andiamo a spacchettare e li vediamo insieme come funziona. Magari, siccome è tanta roba qui, magari faremo un paio di puntate, se vi va. Ok, quindi ce lo lasciate nei commenti e ci dite se dobbiamo fare un'altra puntata con nuove aperture di altre bustine. Quindi apriremo tutto lo starter set, poi apriremo qualche bustina che esce da qui e poi questo qui ve lo conserviamo per la prossima volta. Sì, facciamo in questo modo, altrimenti il video... No, lo sapremo adesso, questo qui lo vogliamo aprire adesso. E allora facciamo in questo modo, andiamo dai ragazzi, altrimenti questo video, come al solito, non è più... Dai, muoviamoci, chi è che apre? Io tu. Marta, aprirà Marta, ecco qui, vuoi una forbice oppure riesci a strappare? Prego, ecco le forbici. No, altrimenti, perciò è pazza, vedete, perciò è pazza. Ecco qui, già fatto Marta, incredibile, voglio vedere subito il raccoglitore, vai. Dai Marta, eccolo qui, il raccoglitore, bellissimo. Plastificato, molto bello. Ah, guardate qui dentro, ci sono tutte le spiegazioni, quindi le categorie delle LOL. Quindi se sulla card trovate il pallino azzurro significa popolare, se trovate il rombo fucsia, color chic,
Se trovate la stellina gialla rara e se trovate il cuoricino ultra rara. Ok, 189. Bff. Beh, non so cosa significa, ma significa, sai che significa bff. Biff. Biff. Ah, biff. Ok, guarda i retri, trova le coppie, Marta, guarda i retri delle card, 145, 18 e gioca ad abbinare le coppie, quindi c'è anche un giochino. Possiamo fare pure il memory. Facciamo anche il memory magari, sì, anche con i doppioni ragazzi, questa è una bellissima idea, magari con i doppioni si può giocare a memory. Pure in quattro. Bravo Marta, ti meriti un bacio. Ok, perfetto ragazzo, disegna, trova le card con le immagini bianche e nero e prova a ricalcarle, affinerai le tue capacità del disegno, capito Marta? Quindi metti la carta sotto, il foglio sopra, lo ricalchi e impari a fare le... No! Brava Marta, oggi sei troppo perspicace, complimenti. Questo qui vedete sono tutte le bustine dove andate a infilare le... Aspetta, sì, non so se si vede, mettiamolo più qua. Ecco qui, questo qui quindi abbiamo detto sono tutte le bustine dove andate... Uno, due, sì, sì, e qui ci sono i numeretti, vedete, 1 fino a 9, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9. E poi andate avanti fino all'ultima card che è la 270. Alla fine abbiamo ancora un bellissimo disegno con le Lollo. Guardate come sono carine. Collezionaci, collezionaci tutte. Ci diamo qui. Colleziona le 8 bellissime limited edition card fuori raccolta. Ecco come le puoi avere. Quindi vi spiego un po' come funziona tutto. I VIP packet e quello che abbiamo noi. Perfetto ragazzi. Prima di andare a aprire le bustine andiamo a vedere le card limited edition che sono uscite nello starter kit, ok? Papi, finora sei stato bravo a leggere tutto l'inglese. Ah, modestamente. Mammo, voglio vedere come te la cavi con i nomi delle LOL. Come me la cavo? Marta, li leggo e vediamo un po', ragazzi. Aiutatemi, lo sapete che io sono un po' scarso in queste cose. Allora, vediamo subito le limited edition. Guardate, sono luccicose. Eccole qui, bellissime. Allora, abbiamo Sugar dello Opposite Club. Come me la sono cavata, ragazzi? Che ne dite? E poi abbiamo anche Boss Queen, che questa è spettacolare. Guardate qui, tutte guardate. Questa è del team dei glitterati, del club dei glitterati. Bellissima, limited edition Boss Queen. Bellissima, questa l'adoro, Marta, io mi piace. Questa è una delle mie LOL preferite, cari ragazzi. Adesso io direi di aprire le prime bustine. Vi faccio vedere anche come si mette nel raccoglitore. Vedete, guardate, qui c'è il numeretto numero 3. Eccolo, vedete, il numero 3 c'è qui. E la infilate nel numero 3. Ecco, Marta, capito? Mm-mm. Capito com'è il funzionamento? Sì. Ok, Marta, poi le mettiamo dopo. Noi adesso dobbiamo vedere queste LOL come sono. Andiamo alla prima bustina. Vai, Marta, apriamola, vediamo cosa esce. Quale LOL esce soprattutto all'interno di queste bustine. E vediamo le card anche. Torbici! Forbici, eccolo qua. Sasso, carta. Tu cosa hai tirato? Va bene, questa è una stupidaggine. Oh, già vedo qualcosa di incredibile, ragazzi. È incredibile, glitter! Veramente. Glitter, bellissima. Siamo pronti, Marta? Facciamolo vedere. Allora, a parte che vi devo dire che sono delle card molto rigide, quindi vedete, non sono quelle cose belle che flaccide così, ma sono belle rigide e si mantengono perfettamente. Allora, la prima card che è uscita dal nostro pacchetto è Lil Cosmic Queen. Eccolo qua, The Glitterati, è stupenda, guardate questi cuoricini tutti glitterati ed è una super glitter rara. Ok Marta, sono più esperto io di LOL che tu, devo dire. Poi abbiamo, vediamo, Pharaon Babe, Theater Club, e questa qui è una? Chic. Anche questa, vedete, molto glitterata, bellissima. Lil Push, ma non abbiamo visto il retro. Oh, guardate come sempre sono carite. Sempre lei, ma più ingrandite. Ok, Lil Push, Chill Out Club. Poi abbiamo Lil Can Do Baby, delle STM Club. Ma ragazzi, è troppo bravo. Guardate qui, bellissima. Questa veramente è molto pacioccona. Guardate che bel ciuccino rosso. E poi abbiamo, guardate qui, questa ragazzi, questa è davvero stupenda. Ed è Troublemaker. Come sono andato? Bene. Benissimo ragazzi. E poi qui ci sono tre addirittura Lil. No, no, è lei, è Lil Cherry Retro Club. Bellissimo. Vai Marta, apriamo un'altra bustina velocemente. Dai, mi raccomando, non tagliare le. Non tagliare Marta, non tagliare. Dai, mi fa paura. Forza Marta, forza. Apriamo un'altra bellissima bustina. Un'altra bellissima bustina. Dai, forza, forza. Ci siamo, ci siamo. Ed eccole qua, vediamola insieme. E questa qui ragazzi, eh? Jenny, Jenny, dice Marta, dell'Opposite Club.
Vediamo anche il retro, guardate, carinissima anche questa card. Poi abbiamo, guardate questa. Questa qui, Marta, è Lil Checky Baby del Rock Club. Bellissima, guardate qua, sì, che sì, capigliatura stupenda. Ok, molto bella, molto bella. Poi abbiamo Lil Line Dance del Dance Club. Guardate quella linguetta, carinissima anche qui. Guardate come sono carine. Ed eccola qui, una delle prime Lil LOL. LOL, prima Lil LOL. Una delle prime card che abbiamo trovato dove si può disegnare, quindi questa qua la potete ricalcare e imparate a fare questa stupenda LOL che è Snuggle Baby, è bellissima anche lei. Anche questa qui è un'altra card da disegnare ed è Lil Surfer Baby, bellissima. E ancora una card da disegnare. Ed è un maschio, è Punk Boy, care ragazze, cari ragazzi e cari pollicini. Andiamo un altro pacchetto, vediamo cosa c'è in quest'altro. Tutto. Non tagliare niente, dagli le teste alle LOL, Marta, sta attento a queste forbici. No, ecco, no, attenzione, no, 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 questa. Le devo guardare. Guarda prima tu, dai, pollicini, no, le guarda prima Marta e adesso Marta le farà vedere a noi. Eccole qui, allora qui abbiamo Kitty Queen, bellissima, guardate qui. E poi continuiamo con Lil Miss Punk, bellissimo quel ciuffo rosa, stupenda, guardate, bellissima. Ancora una card da disegnare ed è Neon QT, eccola qui, del bella. Cosplay Club, stupenda. Marta, come hai detto? Bella. Bella. E poi Lil Black Tie, eccola qui, Glam Club, che ha sia i capelli neri, gli occhi neri e il ciuccio nero perché è una black. Ragazzi, questa qui è carinissima, una delle mie preferite. Majorette, Marta, Spirit. Sbagliato, non l'hai detto Majorette in tempo. E qui abbiamo ancora PHDBB. Ho detto bene, ragazzi, ditemelo se l'ho detto bene perché se ho sbagliato io mi farò un corso di LOL e Lil e LAL. Adesso io direi di aprire qualche bustina che è contenuta in questo bellissimo scatolo dove ci sono 24 bustine. Aspetta Marta, altrimenti qua ci tagliamo le dita e non vorrei farlo, sinceramente voglio rimanere con tutte e 10 le dita. Guardiamo quante ce ne sono qui dentro, aspettate ragazzi, qui c'è ancora da aprire. Ah, 24, giustamente l'abbiamo detto prima. Aspettate ragazzi perché qui c'è lo scotch. Brava Marta, come hai fatto a sapere che c'è lo scotch? Marta oggi è molto perspicace, ragazzi, ecco qui, penso che l'abbiamo aperta bene, vediamo. Wow ragazzi, guardate quante bustine abbiamo qui, infinite, ne possiamo aprire 3. Io direi apriamo 3 di questi ancora e poi apriamo quella del VIP Packet, ecco, sì, vediamo la limited edition. Forbici, dai Marta, forza! Forbici, apriamo, forbici. Ne apro una anche io perché non è possibile che io ho i pacchetti di figurine, certo, di card e non li apro. Fatto, Marta ha già fatto. Attenzione, attenzione, apro prima mia. Abbiamo Lil Touchdown, bellissima questa qui, guardate, stupenda! E poi abbiamo Dollface, e vediamo anche dietro molto carina. Royal High Knife, ho detto bene, non lo so ragazzi, ditemelo sempre voi se indovino i nomi o meno. Poi Lil Kart Champ, Athletic Club, Lil SPF QT, Swim Club, stupenda anche questa. E poi guardate qui, cosa ci sarà Marta qua dietro, perché questa è così secondo te? Perché c'è lei. Perché c'è lei? Vediamo, è proprio lei, Surfer Baby Athletic Club, mamma mia ragazzi. E adesso vediamo la bustina di Marta. Marta, tu intanto apri anche l'altra bustina, così poi passiamo direttamente alla VIP Packet. Ok, allora, Lil Boss Queen, eccola qui, dei glitterati. Perfetto, poi abbiamo Kart Champ Athletic Club, dietro, ma questa è troppo carina ragazzi, eh. Poi abbiamo Lil Snow Baby, e questa forse è già uscita Marta? Non mi ricordo. No. Stupenda, Lil BRRBB, Lil Brr Brr, perché Marta? Perché sente freddo? Ok, eccolo qui, carinissimo, guardate che capigliatura stupenda, ho quell'occhietto fatto un po' così, Marta se fa l'occhietto così fammi vedere, vediamo, brava Marta, sembri proprio una Lil, ecco. Ok, e poi qui, guardate qui, dimmi, che è successo? Ah, con la lingua fuori è proprio lei, ragazzi, vediamo. Ecco, rassomiglia? Eh sì, dai, è lei. E poi abbiamo una, questa è doppia, vedete? Chill Out Club, ci sono sia Cozy Baby e Snow Angel. Angel, ok, spero di aver detto bene. Poi abbiamo ancora in questa bustina un'altra card da disegnare, così impariamo a fare le faccine delle LOL. E dietro abbiamo Lil BB Pop, ecco qui. Marta, ultima bustina di queste qui azzurrine normali. E poi abbiamo sempre il VIP Packet. Qui, buttiamo tutto per aria.
abbiamo Lil Pink Baby, eccola qui. Poi abbiamo Heartbreaker Storybook Club, questa Marta bellissima, vero? Poi qui ecco. Grunge Rock Club, questa è rockissima, guardate che maglietta con quelle quella che cos'è Marta? Questa emoji con la croce sugli occhi. Aspetta, dietro si disegna. Poi abbiamo Lil Independent Queen dei Glitterati, guardate che capelli! No. Bellissima, dietro no, non c'è lei. C'è questa qui, Marta, questa sai come si chiama? Lo scopriremo dopo, quando uscirà. Lil Riptide, eccola qui. Lil Fancy, stupenda questa qui. Sembra che è già uscita. Ma Marta sembra già uscita, ma dopo guardiamo indietro il video e vediamo se è uscita. E no, poi abbiamo Leading Baby, la preferita di Marta, perché quegli occhiali rossi sono spettacolari, ragazzi. Guardate qui, troppo carina. No, e adesso, cari ragazzi, dobbiamo aprire cosa è crollato? Caduto tutto? No, dobbiamo aprire questo. Vai Marta, faccio aprire a te. Però apri tu questa, io voglio aprire quella di dentro, la devo aprire io. Dai, perché devo fare tutto il giochino. No, è quella di dentro. Quella di dentro. No, aspetta Marta, vai. Vai, basta, è troppo tempo. No, Marta. Eccola qui, ragazzi. Ecco, guardate, ragazzi. Allora facciamo in questo modo. Marta, staccala perché sono emozionatissimo. Ecco qui. No! Si è aperta in automatico, Marta, la provi, apri tu, si è aperta in automatico, cari ragazzi, mannaggia, non fa niente. Allora, vediamo un po', abbiamo detto, scusate che riprendo qui, dobbiamo vedere quello che esce da questa VIP Packet. Sei pronta? Tutte glitter che cosa? Vediamo un po'. Lil Waves, bellissima, Swim Club, guardate, spettacolare. Poi abbiamo una Madame Queen dei Glitterati. Poi abbiamo MC Swag e Lil MC Swag, che sono praticamente le Lil e la LOL, le sorelline, sorelle e sorellona. Sì, guarda, MC Swag e Lil MC Swag. Uguale. Le cose, ma sono le sorelle, si chiamano uguali, sono carinissime. Ecco, una limited edition Stardust Queen. E Stardust è stupenda. Guardate, ragazzi, i capelli. È simpaticissimo questo effetto, non so se riuscite a vederlo, questo molto effetto glitter, che hanno qui, perché è in sovraimpressione, no, come si dice, è sovraelevato, è in 3D, che cos'è Marta? È bello, ragazzi, è bello. Ok, che è successo? No, Marta, fare queste facce, ho paura. Poi abbiamo Cherry, eccola qui, stupenda. E poi abbiamo Flower Child, bellissima, guardate qui. Vai Marta, sai chi è questa? Vediamo. Non lo sa, ed è Fanime, eccola qui. E poi questa, vediamo un po'. E dietro non è lei, ma è Lil Madame Queen. Stupenda. E questa qui, secondo te dietro c'è lei o non c'è lei? No. Scopriamolo insieme. E c'è lei, Line Dancer del Zen Dancer Club. E poi, alla fine, guardate qui, c'è. Chi c'è? Lil Sleeping BB. Pensavi che fosse questo, ma invece è questo. Che dire, ragazzi, io sono rimasto molto colpito perché sono veramente ben fatte. Sono abbastanza rigide, quindi vedete, bellissime, coloratissime, e poi anche i colori sono molto belli, vedete, lucide, stupende. Marta, che dici, lo finiamo qui il video? Sì. Sì, dai ragazzi, stiamo già da troppo tempo insieme, dobbiamo andare a studiare. Da mezz'ora, per andare a fare i compiti, Marta, giusto? Ma noi abbiamo sempre tutte queste altre bustine da aprire. Se le volete aprire insieme a noi, fatecelo sapere nei commenti sotto il video, mi raccomando, lasciate infiniti commenti. E poi adesso, a questo punto, ragazzi, non ci resta che salutare. E questo è un compito che tocca a Marta. Vai Marta, e ci vediamo alla prossima puntata dell'edicola. Vai Marta. Mettete tanti pollici in su, iscrivetevi al canale, condividete con tutto il mondo e ci vediamo al prossimo video. Ciao!